Aspettiamo sì, eccoci in cucina. Cosa facciamo oggi? Una cucina velocissima. Ho messo una noce di burro, tre peperoni e una cipolla piccola. Perché non è. E ci mettiamo anche un filino d'olio. Ecco, basta. Sale, metto anche il sale, subito, metto il sale, eccolo, e facciamo saltare un po'. Ecco qua, i nostri peperoni. Oggi sono cucina veloce che non ho tempo, non ho avuto tempo, che devo fare la mia figlia con i bambini che lei ha dovuto fare una visita oggi. Perché non so se ve l'ho detto, ma lei sta toccando il fuoco, questo bambino, il suo terzo maschietto. Ok. Detto questo, adesso sono arrivato a casa e mi sono fatto. Avevo, come ho detto, dei peperoni cornetti, ne ho messi tre e più una cipolla, non troppo grande. Adesso li faccio saltare un poco, vedete, a fuoco mi bacio, ok, per qualche minuto, e poi ci aggiungo un po' di salsa rustica mia che ho fatto, che sono sempre pronta quella di questa stagione. Ecco la mia salsa rustica di pomodoro. Invece di aggiungere pomodori freschi, si possono mettere anche i pomodori freschi, però io oggi aggiungo la salsa. Ok, ecco qua, poco poco altro, e ci aggiungo la salsa. Ci mettiamo un po', abbassiamo il fuoco adesso, ci mettiamo qualche mestolo di salsa, uno, due e tre, va bene così, ok, facciamo andare poco poco altro e poi aggiungiamo le uova. Oggi voglio fare le uova. Per mia figlia oggi sono sola, faccio tre uova che io mangio adesso, scusate, mangio adesso e questa sera. Ecco qua, tre uova. Perfetto. Ok, ed è tutto amici. Ok, faccio andare ancora per 5 minuti, in tutto una decina di minuti ed è pronto. Ci aggiungo un po' di formaggio e questo è tutto. Ok. Ed ecco il nostro formaggio ricotta. In mancanza di formaggio ricotta potete usare la ricotta salata, che è la stessa cosa. Comunque questo è il pecorino però, la ricotta salata non lo so. Che qua amici, ho finito già oggi. Qualche secondo altro, poco poco di erba cipollina. Eccola. Ed è pronto. Le uova secondo come le volete, se le volete più sode le lasciate per qualche minuto, se no come nel mio caso che io il tullo non lo voglio duro, lo spengo già. Ecco qui, e questo è tutto amici, grazie a tutti per la visione, buon appetito a tutti, buon appetito a voi e buon appetito alla linea che adesso ho fame e devo mangiare. Ok, ciao a tutti, al prossimo video.